presentato a dovere, quindi ruberò pochissimi minuti. Dunque, vabbè, appunto sono Filippo Graglia, sono di Castelnuovo Don Bosco. E Max mi ha invitato appunto per questa mia pedalata che ho fatto nei 2 anni precedenti. Io sono partito da Castelnuovo Don Bosco il 2 gennaio del 2018. Sono passato da Villanova, sono andato verso Valfenera, giù verso Alba, e poi ho proseguito un po' incerto in realtà sul mio avanzare, perché non ero un ciclista, non sono un ciclista professionista, e sono andato fino a Gibilterra. Da Gibilterra sono poi entrato nel continente africano, e da lì per me è stata tutta una scoperta. Insomma, si andava avanti abbastanza giorno per giorno, ho detto vediamo cosa c'è davanti, se riesco proseguo, se non riesco mi fermo, quindi senza particolari aspettative. 2 anni dopo, nel luglio del 2019, sono arrivato a Città del Capo, in Sudafrica. E quindi questa è stata la mia esperienza, è durata 2 anni. Questa qua è la bici, tra l'altro, che l'ho recuperata l'altro ieri dal meccanico. E l'ho lasciata 6 mesi perché ho detto un momento... Non sono esattamente... Sì, la gomma, diciamo, adatta per le strade che ho incontrato. Raccontaci un evento strano che hai vissuto, giusto per una cosa curiosa. No, allora, sì, ok. Ma è quello che... A me fa tanto piacere, che racconto ogni tanto quando vengo invitato a questi eventi, e raccontare l'ospitalità che io ho ricevuto in questi paesi, perché mi si dice spesso ma che coraggio che hai avuto, è pericoloso, un po' di stereotipi, forse in parte anche un po' di verità. Comunque a me fa piacere dire che per tutto il primo anno perlomeno ho dormito, diciamo, 350 volte su 365 invitato a casa di qualcuno, a stare con qualcuno anche sconosciuto. Io la sera arrivavo con questa bici enorme, immaginate a me, alto 2 metri, pieno di bagagli, tutto sporco, puzzolente, anche al buio delle volte arrivavo, e nonostante ciò mi invitavano a casa, mi offrivano da mangiare, mi offrivano un posto dove dormire. E questo qua è stato, diciamo, l'elemento che più mi ha colpito e mi ha segnato. Io ci penso sempre e dico: ma se arrivasse qualcuno, un ciclista qualsiasi, la notte, al buio, sporco, tutto quanto, a casa mia, io lo ospiterei? Ancora adesso ho qualche difficoltà a dire sì, sicuramente. E invece loro mi hanno dato questa bellissima lezione di inclusione e di ospitalità, per cui, insomma, gli sono infinitamente grato per sempre. Adesso molti contatti ancora li sto tenendo con loro, per fortuna, e spero poi di tornare un giorno, prima o poi, a incontrarli. Grazie.